Come risulta ai più accorti e maggiormente informati, il vero capo del governo, il presidente del Consiglio, è il ministro dell'economia. L'altro, Matteo Renzi, non è che un fantaccino, uno scudiero messo lì dai potentati per tranquillizzare gli italiani, dire loro che va tutto bene e farlo con i metodi della televisione di 20 anni fa, che era usa dipingere tutto in rosa. E Matteo Renzi è figlio di quella televisione. Piercarlo Padoan, e non Padoan, ma Padoan, come insegnano altri cognomi simili, Trevisan, Furlan e non Furlan. Non sappiamo perché abbia cambiato il suo accento tonico, forse per risultare più attraente, più digeribile. Lo sappiamo, grande privatizzatore, strenuo difensore degli interessi forti, dei grandi interessi delle banche. L'operazione che sta facendo in questi giorni, infatti, lo dimostra, e prende le mosse dalla scusa di voler diminuire il debito pubblico. Sto parlando della privatizzazione delle Poste Italiane. Dopo una forsennata campagna pubblicitaria volta a dimostrare e a convincere tutti i cittadini italiani che si tratta di un buon affare per la nazione, quando invece è una rovina, una delle tante rovine. Già le Poste avevano ricevuto un duro colpo quando amministratore delegato era Corrado Passera. Erano schizzate le tariffe alle stelle, i servizi erano scesi paurosamente in basso e lo sono tuttora. Avevano eliminato la spedizione delle stampe e applicato, stabilito delle tariffe talmente indecenti da costringere la maggior parte dei giornali periodici a non spedire più e quindi a chiudere, mettendo in grave difficoltà il mondo dei poligrafici che si vedeva privato di una massa di clienti che non potevano più materialmente spedire. Passera non riuscì neppure ad eliminare la tassa sui conti correnti che oggi ha raggiunto livelli di 1,50 euro per ciascun conto, una tassa che non ci è mai stato spiegato che motivo, che origine avesse. Padoan, insieme all'attuale amministratore delegato delle Poste che si chiama Francesco Caio, stanno vendendo il 40% del pacchetto azionario di Poste Italiane. Un altro bene se ne va e lo scempio continua. Ci domandiamo a questo punto, le associazioni dei consumatori, se ritengono ancora di avere uno scopo, una funzione, perché non dimostrano di saperla esercitare?